Covid. In Campania, leggera risalita dell'incidenza. 4 morti, sempre meno ricoverati in terapia intensiva e in degenza. Covid, soli 5 positivi ricoverati all'ospedale San Pio. Realtà sannita continua nel segno del professor Giovanni Fuccio. Il Benevento 5 conquista la Serie A2. Sono 139 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.336 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza si attesta all'1,6%, in leggera risalita rispetto al precedente. Nel bollettino dell'unità di crisi si segnalano 4 nuove vittime nelle ultime 48 ore, ma sono sempre meno i ricoverati in terapia intensiva e in degenza. È sceso a 5 il numero dei pazienti positivi ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento dopo l'ultima dimissione registrata venerdì. 2 sanniti sono in pneumologia subintensiva, 3 in malattie infettive. Realtà continua. Ebbene sì, Realtà Sannita, il periodico fondato nel 78 da Giovanni Fuccio e da lui diretto per oltre 40 anni, ritorna in edicola dopo lo stop improvviso e forzato causato dalla dipartita del direttore Fuccio, amatissimo da tutti i suoi collaboratori. Riparte dunque la stampa del quindicinale, ma continua anche il quotidiano sul web e prosegue la produzione di libri. Da questo numero Realtà Sannita porta la firma di Maria Gabriella Fuccio, primogenita del fondatore. Si è tenuto un incontro tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il consigliere comunale Luigi Scarinzi. Nel corso del colloquio il sindaco ha illustrato il suo progetto amministrativo a valere per il prossimo mandato, avvalendosi di forti competenze che possono dare il giusto contributo ad un vero rilancio della città in un quadro politico che fa riferimento al presidente De Luca e che è aperto a tutti i moderati di sinistra e di destra. Il colloquio si è tenuto in un clima disteso e lascia presagire cose buone per una costruttiva collaborazione. Il candidato sindaco di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano, scrive che serve una risposta chiara e compatta del sistema istituzionale. Le eccellenze del territorio vanno tutelate. In merito alla proposta della SEIF di stoccare 225.000 tonnellate l'anno di rifiuti nella zona industriale di Ponte Valentino a Benevento, Perifano dunque dice no al piano di stoccaggio rifiuti. Si è riunita la segreteria regionale di Noi Campani, il movimento politico guidato da Clemente Mastella. Noi rinnoviamo l'intesa che ha portato De Luca alla vittoria delle scorse regionali, commentano, ma avvertiamo che questo sbilanciamento sulla sinistra a Napoli rischia di produrre effetti negativi. All'incontro hanno partecipato tra gli altri la senatrice Sandra Lunardo, l'assessore regionale Felice Casucci, i consiglieri regionali Luigi Abbate e Maria Luigia Iodice e tutti i dirigenti campani del partito. Riteniamo che l'area di centro sia indispensabile per la vittoria a Napoli oggi e per le politiche successivamente. Le ultime politiche che il PD ha vinto in Campania sono state quelle del 2006, quando il centro fu determinante. Non ci si può chiedere però di evitare la caduta del sindaco PD a Caivano, dove il nostro movimento è stato parte fondamentale dell'alleanza con i 5 Stelle, che alle ultime comunali hanno preso la metà dei nostri voti. Questa non è un'alleanza, ma una finzione di alleanza. Noi saremo leali perché leali alla formula regionale, ma nessuno può abusare della nostra pazienza politica. Per intanto andremo avanti a preparare le liste nei comuni capoluogo al voto ed iniziando da Napoli proseguiremo nei centri superiori ai 15.000 abitanti. Mentre il sindaco uscente sembra essere stato folgorato sulla via di Damasco e parla di green economy per i suoi programmi futuri, dopo 5 anni in cui la città è sprofondata nell'incuria del verde e nel degrado della sporcizia dei quartieri e di abbandono nelle contrade, i cittadini di Benevento hanno acquisito maggiore consapevolezza ed hanno imparato a difendersi. Così in una nota gli attivisti di Civico 22. L'ANAC ha bloccato lo scempio del palazzo da costruire nell'attuale terminal autobus grazie ad un banalissimo rilievo: l'affidamento alla Lumode non rispettava i criteri del project financing. Tanti altri problemi in città. Alcuni attivisti di Civico 22 ci hanno segnalato con tanto di reportage fotografico che in via dei Mulini un vecchio mulino del 1600 è stato aggredito dalle ruspe in oltraggio al PUC che prevedeva per quell'edificio un restauro conservativo.
Attilio Paradiso ha manifestato da solo davanti alla prefettura per lo scempio in cui si trova la sua strada. Gino Ventura ha inviato foto esplicative di come sia stata rovinata la pista ciclabile in 5 anni di abbandono. Un gruppo di cittadini ha inviato un reportage di foto del retro di Villa dei Papi che da una parte fa rabbrividire e dall'altra fa ironicamente sorridere. Se c'è un partito, cioè l'espressione di una parte politicamente attiva nella difesa di un interesse collettivo che dovrebbe poter vincere le prossime elezioni comunali, è proprio quello dei cittadini uniti contro il degrado. Con il taglio del nastro ha preso il via ufficialmente Benevento in Fiore, la mostra mercato nazionale dedicata alla botanica, al giardinaggio, all'arredo giardino, all'artigianato, alle tipicità e al benessere naturale, che dopo lo stop dello scorso anno torna nella splendida villa comunale il 18, 19 e 20 giugno. L'evento, prodotto e organizzato dalle associazioni Sannita Mania e Sannita con il patrocinio della regione e del comune, è giunto oramai alla 4ª edizione e si riconferma uno degli appuntamenti più attesi e amati per gli appassionati del verde. Quest'anno, dopo lo stop necessario del 2020, praticamente ci tenevamo a tornare e quindi a riproporre questo appuntamento che è tanto amato non solo dai pollici verdi ma anche dai curiosi, da chi ha un giardino che vuole arredare e tante altre tipicità o comunque prodotti artigianali legati comunque al mondo delle piante. In realtà noi è in forma ridotta perché c'è ancora un po' di paura da parte anche degli espositori a spostarsi da altre regioni d'Italia, però era importante dare una continuità rispetto al 2019. Questa quindi è la 4ª edizione, speriamo che, insomma, siamo sicuri dell'afflusso delle persone perché abbiamo l'esperienza dei 3 anni precedenti che hanno fatto registrare sempre un boom di visitatori. Ed è apripista, come dicevi tu, rispetto a quelle che possono essere tante altre manifestazioni. Infatti noi stiamo già pensando e preparando la Notte delle Streghe, che si svolgerà in 2 nottate quest'anno, ovviamente a settembre, e altre cose che abbiamo in cantiere. Probabilmente, se sarà possibile, farne una grande anche a luglio, un'altra iniziativa della quale però non voglio parlare, non come si dice in questo caso per scaramanzia, ma perché siamo in fase embrionale a livello organizzativo. E spero appunto che sia la fine di quello che è stato un incubo per tutti, ma soprattutto per chi organizza, ma anche per gli operatori commerciali, molti dei quali quest'anno, rispetto alle passate edizioni, non sono presenti purtroppo perché sono aziende che il Covid ha stroncato e che hanno definitivamente chiuso i battenti. Sono quasi 40 espositori, e alcuni locali, qualcuno locale, molti regionali, ovviamente parlo della Campania, ma qualcuno anche, diciamo, ex regionale, come gli agrumi che arrivano dalla Sicilia o dei vivai che arrivano da altre zone d'Italia. È chiaro che rispetto, ripeto, a quello che ha causato il Covid, è una ripartenza questa. San Giorgio del Sannio, già città dei fiori e della cortesia, aderisce alla Settimana Nazionale della Panchina Viola, occasione per portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali utilizzando un complemento d'arredo facilmente riconoscibile che identifica simbolicamente la gentilezza come valore condiviso. La Panchina Viola sarà inaugurata il 21 giugno alle ore 18 in Piazza Scarlatti e riporterà la frase «Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato». A proporre l'iniziativa è la dottoressa Maria Cesare. All'inaugurazione sarà presente il sindaco Mario Pepe, che ha accolto entusiasta la richiesta di adozione della panchina viola nella cittadina sannita. Il Rotary Club di Benevento, presieduto dal notaio Ambrogio Romano, consegnerà domenica all'Auditorium San Vittorino alle ore 17 la borsa di studio Presidenti Rotary Benevento agli allievi meritevoli del Conservatorio di Musica Nicola Sala 2020-2021. Evangelista Campagnuolo è ufficialmente il nuovo rappresentante del comune di Sant'Agata de' Goti presso l'Associazione Nazionale Città del Vino. La nomina, arrivata dal sindaco Riccio, è stata accolta con entusiasmo e soddisfazione dal giovane saticulano, che ha commentato con un grazie doveroso al sindaco per la nomina dell'importante organismo e a tutta la squadra di Città Nuova per averla accolta in maniera positiva. L'impegno per la mia cittadina oggi si arricchisce di un nuovo punto di partenza. Sono certo che al mio fianco, conclude Campagnuolo, troverò per i prossimi anni le migliori forze del territorio, unite dal comune filo rosso della ripartenza.
Serata piacevole ed apprezzatissima, quella che ha visto come primo protagonista della rassegna Sannio Music Fest 2021 il maestro Sergio Cammariere. Il cantautore calabrese, infatti, con le sue raffinate sonorità che spaziano dal jazz a contaminazioni di vario genere, ha conquistato il pubblico che è tornato ad affollare il sempre suggestivo Teatro Romano di Benevento. La magia del jazz però non finisce qui ed in effetti giovedì prossimo sarà la volta dell'attesissima Tosca. Il suo nuovo spettacolo, intitolato Morabeza Estate 2021 nel 2020, ha ottenuto due targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e miglior canzone con Ho amato tutto. Lunedì 21 giugno sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica a Benevento I Protagonisti, l'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, stavolta punta tutte le sue luci sulla città di Napoli, ricorda Mario Abate, il cantante interprete delle più suggestionanti melodie che per primo cantò Malafemmina, tanto per volontà dell'autore, Principe Antonio De Curtis in arte Totò, una targa apposta in una zona del Vomero riporta la scritta Largo Mario Abate, artista. Soddisfazione tra i musicisti e vocalist di Benevento che lo ricordano per i primi successi ottenuti proprio sui nostri palcoscenici. Il 18, 19 e 20 giugno, nella splendida villa comunale, ritorna Benevento in fiore. La mostra mercato nazionale dedicata al florovivaismo di qualità. Piante e fiori di stagione, sementi, rarità botaniche, ma anche piante aromatiche, arredo giardino, artigianato, attrezzature per il giardino, tipicità e prodotti per il benessere naturale. L'evento, prodotto e organizzato dalle associazioni Sannita Mania e Il Sannita, col patrocinio della Regione Campania e del Comune di Benevento, si riconferma uno degli appuntamenti più attesi e amati per gli appassionati di giardinaggio e per tutti coloro che vogliono conoscere in maggior dettaglio le novità del verde ornamentale e chiedere consigli per il proprio giardino o balcone. Benevento in fiore offre la possibilità di passeggiare tra i suggestivi viali della bellissima villa comunale, situata nel cuore della città, circondata da fiori e piante che ne accrescono la bellezza. Orario di apertura dalle 9 alle 22, orario continuato. Ingresso gratuito. Informazioni ai numeri 338 95 43 455 oppure 329 87 50 445. Salve a tutti, sono Giovanni Pirocciolo di Art Geo Art Design and Salon. Oggi vi volevamo presentare le nuove promo del negozio Art Geo Art Design Salon, che saranno valide per il mese di giugno, luglio e agosto e saranno valide per tutti i giorni della settimana. Le nuove promo si suddividono in promo basic, medium e gold. La promo basic comprende colore e piega a 29 euro, colore, taglio e piega a 37 euro. Poi c'è la promo medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi c'è la promo gold, total look, che comprende colore, giochi di colore, toner, taglio, trattamento di ricostruzione e piega al costo di 89 euro. Inoltre abbiamo anche una Fidelity Promo, che sarebbe un abbonamento di 4 pieghe a 39 euro da effettuare in 30 giorni. Ovviamente saremo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, compreso la prima e l'ultima domenica del mese. Con questo vi saluto e vi aspettiamo nel nostro negozio Art Geo Art Design Salon, sito in via Cupa Ponticelli numero 8, e vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook alla pagina Art Geo Art Design Salon. Grazie mille e vi aspettiamo. Il Benevento 5 ha conquistato la promozione in Serie A2 dopo aver sconfitto per 4-2 la polisportiva Futura di Reggio Calabria nell'incontro di ritorno della finale playoff. I giallorossi di Mister Oliva portano a casa una promozione di un campionato sudato, meritata e voluta da una squadra e da uno staff tecnico che ha lavorato partita dopo partita per questo importante traguardo.
Siamo pronti a ripartire dimenticandoci della brutta parentesi rappresentata dalla retrocessione della Serie A. Con queste parole ha esordito il neotecnico del Benevento Fabio Caserta, pronto ad affrontare con determinazione la nuova sfida in giallorosso. Lotteremo su ogni pallone con grinta e determinazione per fare un campionato da leader. Sono felice di aver fatto questa scelta. Ascoltiamo cosa ha dichiarato e aggiunto a TV7 il nuovo trainer del Benevento Calcio, intervistato da Alfredo Salzano. Allora, mister, benvenuto in città, complimenti per l'arrivo, poco fa la conferenza stampa, pronto per la nuova sfida a Benevento, che negli ultimi anni ha fatto sognare la piazza, nonostante ci sia stata adesso questa retrocessione, dalla quale ripartire. Sì, grazie per l'accoglienza, sono molto contento perché arrivo in una piazza che al di là dell'anno scorso, che sicuramente ancora c'è qualche ferita, perché la retrocessione inevitabilmente ti porta delle ferite, però noi dobbiamo essere ancora più bravi e ripartire, perché poi non serve pensare più al passato, bisogna ripartire, pensare al presente con tanta voglia, con tanta determinazione, perché l'ha dimostrato anche negli anni che questa piazza, questa società nelle difficoltà può essere saputa ripartire, nei momenti di difficoltà che ci sono durante e ci saranno anche quest'anno, noi dobbiamo essere bravi tutti uniti a ripartire e cercare di fare un campionato importante. Quando dico un campionato importante significa lottare in tutti i campi, in tutte le partite e non mollare mai. Ecco, la Serie B quest'anno sarà un campionato duro, difficile, squadre blasonate, squadre attrezzate, che si è completato adesso insomma come quadro ieri sera. Che squadra immagina di costruire insieme al direttore sportivo e al presidente? Ma sicuramente si parte da una base importante, perché ci sono tanti calciatori sotto contratto, quindi adesso in base anche al mercato, perché come ha detto il direttore, il presidente, il mercato poi ti porta a delle scelte, spesso magari che non ti aspetti di fare delle scelte in questo momento, poi il mercato ti porta a fare appunto determinate scelte. Partiamo, ripeto, da una base importante, sappiamo che c'è da lavorare tanto, quindi noi partiamo da questo, sapendo che c'è da lavorare tanto. Ecco, è molto legato al modulo, o immagina anche una squadra flessibile a secondo delle esigenze? No, deve essere una squadra flessibile, si deve saper adattare a tutte le situazioni, non c'è un sistema di gioco, si parte con un sistema di gioco, ma non è detto che poi si porta avanti un sistema di gioco, perché poi alla fine tutto questo lo determinano i calciatori, le caratteristiche dei calciatori, quindi io ho in mente cosa fare, però poi ci sarà il campo, ci saranno i calciatori che con il lavoro, con la determinazione, la voglia dobbiamo cercare di fare bene. Pochi giorni, inizierà il pre-ritiro e poi il ritiro di cascia. Il rischio è quello di non avere la squadra al completo, come insomma capita spesso. No, ma ripeto, c'è l'organico è ci sono tanti elementi in organico, quindi bisogna partire da quello. Poi è normale che durante il ritiro spero di avere più giocatori possibile, la squadra sicuramente non posso pretendere di avere già la rosa al completo in ritiro, però già partiamo da una base importante e bisogna cercare di iniziare a lavorare con gli elementi in rosa e poi piano piano il mercato, piano piano la società, il direttore vedremo dove intervenire. Un'ultima cosa di questo campionato, che abbiamo detto è un campionato difficile, complicato viste le squadre, che cosa possiamo dire? Ma sarà molto difficile, penso che negli ultimi anni sia il campionato più difficile, perché ci sono tante squadre blasonate, vedi il Parma, il Lecce, il Crotone, ci sono tante squadre che si stanno organizzando bene, vogliono fare un campionato per cercare di vincere, per fare un campionato importante. Noi non dobbiamo, come ha detto la società, il presidente, il direttore, non dobbiamo pensare ai nomi, dobbiamo pensare che ci deve essere la voglia, la determinazione di fare bene. Il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, in occasione della presentazione del nuovo allenatore giallorosso Fabio Caserta, ha anche illustrato le linee guida della società per il prossimo campionato di Serie B. Per questa stagione la parola chiave sarà rispetto delle regole, che va ad aggiungersi a quella di 2 anni fa. Insieme, ogni componente di questo progetto, ha detto Vigorito, dovrà essere responsabile del suo ruolo in maniera attenta e meticolosa. Il mondo del calcio è profondamente cambiato sulla scena nazionale e su quella internazionale. Poco cuore e tanto business. Noi faremo attenzione a questo nuovo scenario, attuando un giusto mix che farà parlare ancora di noi, come abbiamo fatto in questi 16 anni da quando la famiglia Vigorito è al vertice di questa società.
tutto pronto a Telese Terme per la 14ª edizione del trofeo Città di Telesia, dal lavoro di allestimento di tutta la parte logistica e ricezione atleti da parte della Telesia Running Team, il completamento delle iscrizioni a cura delle clip del server TDS Distanza a Roma, sia per i top runner che del mondo di appassionati di corsa, che solitamente vengono definiti masters, ma che sono il vero popolo della corsa. Mancano poche ore alla prima delle varie partenze, si inizia alle 19 quando lo starter della FIDAL darà il via da Viale Europa alla prima tranche di atleti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.